Ce l'avete chiesto in tanti? Dove sono finiti sti soldi, degli incentivi, delle elettriche, ma soprattutto perché non sono stati spesi a ritmo, forsennato anche i soldi che invece erano destinati alle termiche e alle plug-in. Anch'io, esattamente come voi, non è che ho delle cose diverse, no? Esattamente come voi mi sono fatto queste domande e in realtà ho deciso di consultare il mio esperto di fiducia, ovvero Gianluigi Giannetti di Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluigi! Ciao Emiliano, ciao a tutti. Ti Allora, piace come definizione esperto? sì, basta che non mi chiami incentivista, come mi hai No, chiamato qualche incentivista tuo no. Però collega. esperto, quello sì. Esperto di dinamiche, diciamo appassionato soprattutto. Ti piacciono le macchine, ma sei anche appassionato di dinamiche industriali e politiche legate all'automobile. Questa cosa qua ti fa onore perché sei giovane, tra virgolette, come me più o meno, ma sei uno dei pochi, diciamo, giornalisti dell'automotive che ancora si occupa di queste cose e non solo di fare sgomme e traversi, anche perché delle sgomme e traversi con le macchine elettriche ormai non se ne fanno praticamente più. Comunque non importa, discorso a parte, però volevo capire da te queste cose. Vai. Allora, intanto me ne occupo perché è un argomento che interessa le persone. Certo. Secondo, perché appunto le sgomme traversi purtroppo non si fanno più. E terzo, perché mi piace Battisti. Sai Battisti, il cantautore italiano? Allora, c'è una canzone di Mogol Battisti, quindi il testo in realtà è quello di Nastro Rosa, Sì. che dice una frase che ormai usiamo tutti: lo scopriremo solo Lo vivendo. Quante volte l'abbiamo scopriremo usata? solo vivendo. Ecco, quante volte l'abbiamo usata sta frase? Ecco, gli incentivi 2024 ce la risolve Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Cioè, è successo qualcosa di incredibile il 3 giugno, cioè in esattamente 8 ore e 35 minuti sono finiti 201 milioni di euro, con una media quindi insomma notevole, cioè circa 25 milioni di euro. 20 milioni di euro l'ora, non male No. come diciamo jackpot. Infatti molti parlavano di click day, in realtà appunto è praticamente stato un jackpot. Sì. Dopodiché quello che è successo, diciamo noi che seguiamo, lo ricapitoliamo per chi è Vai. meno interessato, è caduto il mondo, nel senso che nessuno si aspettava che tutti i soldi messi sulle elettriche sarebbero finiti in così poco tempo. C'era stato raccontato che l'elettrica era una formula che interessava poco, e in realtà, insomma, sono davvero andati a ruba. È iniziato il giallo, che è successo? Tutti si guardavano intorno, dicevano: ma davvero l'Italia è impazzita per l'autobatteria? Ecco. Lo scopriremo solo vivendo, però noi che siamo, diciamo, un po' più bravini a guardare i numeri, siamo Tu andati a vedere i soprattutto, numeri. perché io vado a naso. Allora Emiliano, siccome abbiamo il naso lungo, ma ogni tanto Eh apriamo anche sì. il computer, bisogna fare qualche piccola addizione e sottrazione. E quindi andiamo a vedere i numeri ufficiali del Ministero sulle vendite di auto in Italia. Vai. Nel 2023 sono state vendute 66.679 auto elettriche. Nell'anno. Nell'anno, nei primi 6 mesi 32.831, nei secondi 6 mesi 33.838, quindi la media è stata molto stabile. Ti fermo un secondo, comprendono anche le plug-in questi numeri o sono solamente le elettriche? Sono solo le elettriche. Ok. Poi iniziano il valzer degli incentivi, quindi a dicembre del 2023 si comincia a parlare di incentivi per l'auto elettrica più ricchi, vengono presentati a febbraio, ma insomma le persone cominciano già a farsi i propri conti, e quindi succede che nei primi 5 mesi del 2024 vengono vendute 21.675 auto elettriche, cioè in pratica si scende di 10.000 unità rispetto all'idea, diciamo, del semestre. Quindi abbiamo perso un 30%, questo significa. Certo. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che c'è stata attesa, ma questa attesa poi è stata letteralmente bruciata in un giorno, e comunque le somme non tornano, perché tra le auto che abbiamo già venduto e quelle che avremmo prenotato soltanto il 3 giugno, quindi oltre 33.000, quello che avremmo anche, quello che sarebbe stato il risultato finale è un aumento dell'80% del mercato elettrico in Italia, Vabbè, l'80%. può esserci che ci sia più voglia di auto elettrica rispetto all'anno scorso, però, o no? L'80%.
Non lo so, chiedo, cioè io mi metto in mezzo, no? Mi metto in mezzo, non è che tifo una o l'altra roba, anche se sembra poi, perché tanti mi dicono, ah, ma tu, no, in realtà non è così, cioè, e poi farò anche video dove spiegherò questa cosa, ma in realtà effettivamente è tanto, cioè l'80% di più è tanto. E questa cosa qua però da cosa può essere generata, Gianluigi? Cioè, perché da un lato, diciamo, si è formata questa sorta di corsa all'oro in cui le persone, diciamo, sono state caldamente invitate a comprare l'automobile elettrica piuttosto di una termica, grazie ad un incentivo straordinario, perché arrivavi pro capite a 13, sono arrivati anche a 13.000 euro, quindi è tantissimo se ci pensi, no? 13 carte per una macchina che ne costa 40, per dire, sono comunque soldi, sono tanti soldi, e però non stiamo parlando di incentivi a persone povere, stiamo parlando di incentivi a persone che comunque si possono permettere un'auto da almeno 30.000 euro. Quindi questo è un po' su quel discorso. Quindi sicuramente hanno coinvolto tante persone che se vogliono fare la Tesla, che se vogliono fare magari l'ID4, l'ID5, queste robe qua, no? Quindi da questo punto di vista posso capirlo. Però 80% in più è tanto. A me è così, mi sa il naso, mi suona che c'è qualcuno che vuole fare dei soldi con i soldi nostri. Non lo so se tu hai avuto questa impressione, però. Allora, fino adesso avevo fatto il bravo, avevo fatto i Lo so, ma numerini, io ti chiamo perché sei violento. capisco che i numerini possono anche annoiare, però purtroppo bisogna partire da quelli. E quindi adesso facciamo meno i bravi. Allora, quindi 5 mesi in un anno, i primi 5 mesi, torniamo ai 21.675 veicoli, anzi auto elettriche, vendute in Italia. Allora è chiaro che l'Italia non è un paese innamorato dell'auto elettrica ed è altrettanto chiaro che la percentuale, diciamo così, di gradimento di questi incentivi riscontrata solo in un giorno è fuori da qualsiasi dinamica di mercato, ma non solo in Italia, ma guarda che anche in Europa. Cioè, se noi guardassimo soltanto la dinamica del primo giorno di incentivi, probabilmente avremo lo stesso gusto per l'auto elettrica della Norvegia o della Danimarca. Cioè, siamo sulla Luna. Qui stiamo parlando di qualcosa che non esiste e che non può esistere neppure dopo 5 mesi di attesa. Cioè, non si può accumulare una domanda di auto elettriche di questo genere. Quindi, diciamo così, che per rispondere alla tua domanda, lo scopriremo solo vivendo, diceva Mogole Battisti. I nominativi reali delle persone a cui le auto prenotate andranno, li sapremo soltanto quando queste macchine andranno ai rispettivi proprietari, cosa che deve succedere entro 9 mesi. Quindi c'è molto molto tempo. Nel frattempo, sicuramente, le reazioni che sono arrivate non soltanto dal Ministero, ma anche dalle case automobilistiche e perfino dai concessionari ci fanno capire che sì, qualcosa forse è successo e sicuramente non è andato tutto liscio come l'olio. Ma scusami, ma ci sono società che potevano accedere a questi incentivi? Cioè, non dico la Hertz, ma una società di noleggio o una società, non so, che poi rivende macchine, aveva modo di accedere a questi incentivi e comprare vetture? Tecnicamente a questi incentivi potevano accedere tutte le società tranne quelle che vendono macchine. E quindi se io ho una società di noleggio, certamente posso accedere agli incentivi, persona Vabbè, giuridica. allora ci siamo già capiti chi sono quei 30-35%. È Diciamo gente che, diciamo che. che ha fatto i soldi con i soldi nostri, perché è vero che la questione dei noleggi, caro Gianluigi, se guardi Hertz, hanno fatto un tonfo, un buco nell'acqua incredibile, tanto da poi creare dei casini allucinanti in America con le Tesla, che adesso praticamente le stanno regalando Bravissimo, quelle che sei avevano in andato dritto a stock. bersaglio. Quelle che avevano in stock, però loro le avevano pagate evidentemente, poi con gli sconti e tutto, perché poi quelle aziende lì comunque hanno degli sconti che non sono, hanno delle scontistiche che non sono quelle dei concessionari, sono più alte, ma comunque diciamo che non ci stavano dentro. In realtà, se tu riesci a portarti a casa una roba già, diciamo, ammortizzata, perché di fatto quello è, ti sei già pagato 2 o 3 anni di utilizzo o comunque come dire, di ammortamento di questa macchina. E quindi quella è la faccenda. Sei Quindi riesci. andato dritto a bersaglio. Allora, il problema dell'auto elettrica in questo momento, e questo non lo diciamo diciamo da giornalisti pro contro l'auto elettrica, è un fatto, queste vetture deprezzano.
e oltre a deprezzare hanno anche diciamo oscillazioni sui listini. Il Sì. motivo perché Hertz si è allontanata da Tesla è stato proprio che Tesla riabbassava i listini. Quindi se io devo fare un investimento, in qualche modo lo devo proteggere. C'è un modo migliore per proteggere l'investimento che farselo in qualche modo coprire Pagata un con incentivi altro, statali? certo. No, No, no. ho capito, va bene. Poi c'è il problema, evidentemente, di quelle che sono anche le flotte aziendali vere, cioè le aziende che decidono di rinnovare le auto di propria disponibilità per magari la rete di vendita. Chiaramente stiamo parlando di vetture che con una media di 6.000 euro in meno, quindi l'incentivo base che arriva a chiunque prende un'auto elettrica senza rottamazione, in questo caso comunque c'è un bello sconto. Quindi diciamo che era una ghiotta opportunità. Possiamo però dire, rispondendo a quello che dicevi tu, i soldi propri. Beh, l'incentivo era pensato per aiutare le persone a cambiare macchina. Forse abbiamo fatto qualcosa di leggermente diverso. Allora, chiudendo questa parentesi delle elettriche, dove abbiamo capito che c'è stato. Allora, sono due, diciamo, le cose. Innanzitutto, allora, sono 6 mesi di macchine non vendute, 5 in realtà, e quindi non vendute, tra virgolette, tanta gente ha aspettato e quindi anche lì hanno cercato di tirare dentro più soldi possibile dagli incentivi statali. Stessa cosa hanno fatto queste aziende di noleggio che per il momento non conosciamo, non sappiamo chi sono, ma è certo che lì dentro ci siano, e quindi diciamo hanno fatto i soldi con i soldi nostri, si sono ammortati le macchine, però tutto sto casino qua comunque ha attivato, diciamo, una droga talmente potente all'interno di questo tipo di mercato che non so poi come, e questo magari chiuderemo il video su questo tema qua, non so come reagirà poi nei prossimi mesi il mercato dell'automobile elettrica. Vedo tanta gente che è incazzatissima nei forum di Tesla, eccetera, per intenderci, perché adesso gli stanno offrendo, mi sembra, 3.000 euro di sconto sulla macchina, una cosa così, ma dicono, non è troppo poco, io volevo i 13.000 di prima, hai capito? Ecco, quindi Ma tu hai capito che cosa è successo? Adesso, un sempre per bordello. essere progressivamente più cattivo, tu hai capito che è successo veramente? Vai, vai. Allora, non facciamo nomi perché non è giusto farli, ma tu devi immaginare che ci sono aziende automobilistiche, parecchie, che si sono trovati il 3 giugno a vedere il totalizzatore che andava in picchiata verticale. E io ho visto salti del totalizzatore. Che è accessibile a tutti, lo diciamo, Sì, era gli incentivi pubblico. venivano scalati, che scendevano a botte di 1 milione di euro. Signori, questa cosa qui, qualcosa di strano ce l'ha. Dopodiché possiamo dire quello che vogliamo, che il Ministero ha detto che non ci sono state irregolarità, probabilmente non avrebbe potuto dire La diversamente. stessa URAE ha detto che non ci sono state irregolarità, quindi. Sì, diciamo che però la URAE ha fatto qualche domanda e ha detto cerchiamo di capire. Sì, L'associazione dei certo. concessionari ha fatto la stessa domanda, cerchiamo di capire, perché qualcosa da capire evidentemente c'è, e quindi però quello che di sicuro abbiamo già capito che non soltanto sui forum della Tesla, ma anche i concessionari banalmente che aspettavano di mettere la propria prenotazione si sono trovati spiazzati. Sì, non c'è dubbio. Quindi qui c'è qualche corazzata che si è mossa attorno a piccole barchette da pesca e ne ha schiacciata più di una. Sono d'accordo. Quindi Però Gianluigi, non. mi rimane l'altro tema, cioè chiaramente in questi giorni mi dicono, hai visto il successo delle auto elettriche? Non hanno venduto un cazzo di plug-in, un cazzo dei normali, no? E per dirtela proprio in soldoni, diciamo, il tipo di messaggio che mi arrivava. Da un certo punto di vista, numericamente c'hanno ragione anche, cioè c'hanno ragione pure questi, hai capito quando ti Certo dico che sta c'hanno roba? ragione. Ma guarda, Emiliano, allora forse siamo in un periodo in cui i sondaggi vanno veramente male. Allora, quelli elettorali non funzionano e neanche quelli automobilistici hanno funzionato un granché, perché tutti si aspettavano che sarebbero andate a ruba le macchine, diciamo, Termiche. nella fascia da 61 a Sì. 135 grammi di più CO2 ogni chilometro. Quindi dentro c'erano tutte le full hybrid, le mild hybrid, le E non termiche a solo, basso perché ci sono anche delle consumo. termiche leggere, diciamo. E anche il GPL. Sì. Tutti si aspettavano che sarebbero letteralmente andate a ruba, e invece no, perché quei soldi lì sono scesi in maniera molto più lenta, così lenta che sono ancora disponibili nel momento in cui ci parliamo. E i soldi disponibili non sono pochi.
Va anche Cioè, detto, siamo guardati. Gianluigi, che pro capite, pro macchina, l'importo non è certo 13 carte, cioè è un importino poi alla fine, no? Quindi è sostanzialmente una sorta di aiutino per comprarti la macchina, macchina che si vende comunque anche senza l'incentivo fondamentalmente, quello su quel discorso. Però... Ma anche questa è una cosa da decodificare. Attenzione, perché Vai. anche questa, diciamo, è una stampa che ha raccontato una narrazione un po' Vai, così. raccontiamo la Allora, nostra. i 13.750 euro di incentivo massimo per l'auto elettrica erano previsti nel caso il reddito familiare ISEE fosse dichiarato sotto i 30.000 euro. Ma tutte le persone che, diciamo, che sono nell'ambiente sapevano perfettamente che l'incentivo standard, cioè quello senza rottamazione, di 6.000 euro, sarebbe stato ampiamente utilizzato e sarebbe stato utilizzato un incentivo con la rottamazione dell'Euro 4, quindi un po' superiore ma comunque lontano. Le auto ibride 61-135 arrivano fino a 3.000 euro di incentivo, è Punto metà. sicuramente molto. Eh sì, però comunque è una cifra interessante. In questo Sì, momento ma è ci sempre sono metà. ancora. È sempre metà, ma ci sono ancora 192 milioni di euro Ok, disponibili. però va anche detto, ti aggiungo, ti dico io una cosa, qua ti parlo da car lover, in realtà dei plugin che stavano dentro la cifra che ci ha messo dentro erano pochissime, cioè le plugin, quelle vere che vendono, tralasciando diciamo alcune problematiche che ci sono su quel tipo di auto, però sono quelle grosse fondamentalmente, cioè vendono le Mercedes, vendono le BMW, vendono l'Audi, vendono quelle robe lì, ma non vendono macchine che potevano rientrare all'interno degli incentivi. Questa è la verità fondamentalmente, cioè Assolutamente. io so di plugin che comunque sono rientrate addirittura certe all'interno dello 020, quindi si sono beccati l'incentivo delle elettriche, come nel caso della Prius, ad esempio, che viaggia a 19 grammi chilometro, se non ricordo male, in omologazione. Quindi, Anche la CHR. e anche la CHR, quindi c'è gente che si è beccata 8, 9 carte, 13 carte, poi esattamente come le elettriche, perché godevano dello stesso incentivo. Ma poi in realtà, se tu vai a vedere nello scaglione diciamo, delle plugin, non è che ci sia questa proposta, hai capito? Anzi, e soprattutto sono delle macchine che la gente ha capito non essere sto granché, no? A parte quelle diesel che hanno un senso, diciamo, in un certo modo, ma poi per il resto le altre sono... Invece, per quanto riguarda le piccole, e lì apro la parentesi delle termiche, quanto prendevano l'incentivo? 1.500? Quanto prendevano? 1.500, 2.000 o 3.000. Dai, cioè, è poco, è oggettivamente poco, cioè non è che ti sposta a 1.500 euro, te lo fa anche il concessionario 1.500 di sconto, capito? Non è quello. Esatto, esattamente. Quindi Quindi quella adesso. roba lì si è mossa in modo naturale. È chiaro che se adesso uno va a comprarsi una Avenger, va a comprarsi una 500, spende quelle che se ce ne sono ancora, o le Panda, per dire, comunque si porta a casa un bel incentivino, ma è un incentivino, cioè una carezza rispetto a quello che te fanno con l'elettrico o col plug-in, capito? Cioè, cosa intendo? Quindi è chiaro che lì il movimento di quel mercato lì si muove in modo un pochino più naturale, no? Rispetto a quello che può essere invece una roba dove aspetta che ci piglio dentro, perché sennò dopo non lo piglio più. Questo è il discorso. Analisi perfetta che porta alla domanda che interessa a tutti quelli che ci seguono. Vai. E adesso che succede? Mo che famo. Ecco, perché vedi, tutta l'analisi che hai fatto tu, appunto, sul fatto che certe macchine si vendono in modo più naturale, certe non si vendono perché mancano, non hai convinto, e poi ci sono le elettriche che in questo momento non hanno i soldi, e tutto questo porta a vedere quelli che sono i numeri, che ancora non sono ufficiali, ma che a questo punto li diciamo, e cioè i soldi che ancora possono arrivare sulle elettriche. Ah, Hai perché ne sentito mancano? bene? Eh già, perché vedi, Quindi aveva diciamo, ragione Quattro Ruote quando scriveva che mancano dei skate. sì, e ne mancano anche parecchi. E ti dico anche quanti, Vai. mancano circa 170 Ah, milioni. beh, è un bel po'. Ma solo per l'elettrico o per tutto? Diciamo che mancano per tutto, però a questo punto la grande domanda, la cosa che interessa veramente tutti è capire questi soldi dove andranno a finire. Ma Perché soprattutto mentre da dove le saltano fuori, scusami, per quale motivo ci sono questi soldi? Allora, questi soldi saltano fuori perché quando si fa un decreto, si fa in questo caso, diciamo, un atto amministrativo, spesso e volentieri si dice una cosa, poi nell'esecuzione se ne fa un'altra, diciamo un errore di interpretazione. Ecco, allora, i soldi che dovevano andare sulle macchine, diciamo 61-135, dovevano essere 403 milioni e ci sono finiti sopra 276. Ah, ok. E i soldi che dovevano andare sulle elettriche dovevano essere 240 milioni e sono
diventati 201, quindi già qui siamo a 150 milioni. E poi ci sono dei soldi che ancora avanzano dai fondi Da dell'anno quello prima. scorso. Ecco, tutto questo porta a un totale, diciamo, ufficioso di circa 170 milioni di euro. Butta lì Ora, via. Tanta roba. esatto, bravissimo. La grande domanda che adesso invece diventerà una domanda molto pressante per tutti quelli che si vogliono comprare, come hai detto tu, una Tesla, ma insomma banalmente un'auto elettrica. E questi soldi, lo Stato li metterà tutti di nuovo sulle elettriche, visto che c'è stata così tanta domanda? Favoriremo solo l'acquisto ai clienti privati, escludendo la società? Decideremo che magari non è il caso di premiare le macchine con incentivi fino a 13.750 euro, ma dare la possibilità a tutti quelli che rottamano, per esempio, un Euro 4 di prendere un incentivo maggiore rispetto al passato? Cioè, queste sono domande che ci aspettiamo abbiano una risposta nei prossimi Mesi. periodi brevi, perché il mercato adesso delle elettriche probabilmente rallenterà molto, quindi bisognerà capire che interessi ci sono dietro. Io ho parlato con gente che di lavoro vende auto elettriche, cioè nel senso sono amministratori delegati di aziende che fanno auto elettriche, tra l'altro uno di questi lo conosci anche tu, Eh sì, più di uno, credo. ma uno in particolare che diciamo è delle mie parti, ma lavora a Roma, però cioè, mi diceva che fondamentalmente è la logica con cui, diciamo, la logica pazza, no? Un po' così, metterà molto in difficoltà. Ecco, cioè, lui stesso che fa sto lavoro qui mi ha detto che è fondamentalmente il modo in cui si è parlato di incentivi, il modo in cui si sono proposti, il modo in cui, diciamo, si è concretizzata tutta la roba, è fondamentalmente una pseudo bomba atomica per quello che è il mercato delle auto elettriche in Italia. Cioè, è un fuoco d'artificio quello che abbiamo visto, almeno secondo le opinioni dei più, no? E questa roba qui, diciamo che va gestita anche da parte delle aziende che vendono questo tipo di auto, è una cosa che va gestita, analizzata e va soprattutto studiata molto bene. Ma mi sembra che non ci siano in questo momento nemmeno gli strumenti per capire realmente come muoversi, no? E questo è ancora peggio, se ci pensi, c'è una situazione talmente strana e assurda che è anche difficile fare un piano commerciale o industriale, tra virgolette, per portare avanti un certo tipo di dinamica. La Piano trovo. commerciale. Piano Ah, sì, commerciale. fa Ma ridere solo a dirlo, tu certo. hai una vaga idea di quello che sta per succedere. Un disastro. Allora, la persona che citavi prima, che ovviamente conosco anch'io, in questo momento direbbe delle frasi che non possiamo dire, No. però diciamo ne usiamo altre. E so tra l'altro che come lui la pensano in parecchi, Sì, certo. lo so per certo. Allora, diciamo che una grossa percentuale delle auto elettriche che sono state prenotate il 6 giugno, anzi il 3 giugno, scusami, sono auto che sostanzialmente finiranno sul mercato come pseudo chilometri zero e metteranno fuori commercio quelle che gli incentivi non le hanno. Questo è un problema. È un problema grosso perché stiamo parlando di migliaia di vetture. E tra l'altro, finiti gli incentivi, ci sarà un enorme effetto attesa. Quindi quelli che non hanno potuto beneficiare degli incentivi aspetteranno i prossimi. E quindi non solo le auto che ci sono o che arriveranno costeranno meno di quelle in concessionaria ufficiale, diciamo così, ma anche il numero dei clienti diminuirà. Quindi si poteva fare peggio? No, No. possibile. No, No, non si poteva fare peggio. sono d'accordo con te. Allora, Gianluigi, abbiamo così un po' tirato i fili della matassa, ma sarebbe da parlare per ore di sta roba qua. In realtà abbiamo già fatto più di 20 minuti, quindi io ti inviterei, diciamo, a chiudere e eventualmente riaffronteremo il discorso un'altra volta, no? Con altri elementi. Però se hai qualcosa da aggiungere, dillo adesso o lo dirai un'altra volta. Una cosa ce l'avrei da aggiungere. Vai. Belli gli incentivi sull'auto elettrica finiti in un pomeriggio, ma cari amici, andate a vedere quanto stanno aumentando i prezzi di ricarica alle Ecco, colonnine. quella è una discrepanza, diciamo, Perché? tra il. Sì, sono d'accordo. Perché qui il problema non è che fine hanno fatto i soldi degli incentivi. Qui il vero problema, signori, è che fine fanno i nostri. No, più che altro sai cosa mi. Sai, io poi lo sai, la uso sempre l'auto elettrica, sono un grandissimo utilizzatore di quel tipo di auto. Contrariamente a quello che la gente pensa, ci faccio un pacco di strade con quella macchina lì. Con quel tipo di macchina lì. Però la cosa che mi lascia sempre perplesso è che, per
per la prima volta, diciamo, delle aziende che vendono servizi o prodotti, come nel caso ad esempio di Bcharge, di Enel X, di A2A, questi qua, al posto di trattenere gli abbonati, cosa che un'azienda mediamente cerca di fare ad ogni costo, questi in realtà te li tolgono gli abbonamenti. È incredibile se ci pensi sta roba, no? È qualcosa che non si era mai visto. Cioè, il mondo dell'autoelettrica gira veramente tutto al contrario, non è una roba gestibile da questo punto di vista. Bravo, questa è la chiusa perfetta. Gira tutto al contrario, a tal punto che noi ci preoccupiamo del fatto che gli incentivi siano finiti senza un perché. Ma l'altra domanda che non ha una risposta è: per quale motivo il costo dell'energia elettrica anche in Italia sta scendendo a livello industriale e invece quella alla colonnina sta salendo? Sono d'accordo. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Sono d'accordo, caro Gianluigi. Allora, io ti saluterei. Buona auto elettrica a tutti, direi. Buona auto elettrica a tutti e a presto. Ciao. Ciao.